Ciao, il podcast della dottoressa Angela Cialone che sta per ascoltare è consigliato da GB Software. Siamo specializzati in soluzioni per contabilità, fiscale, buste paga, consulenza e revisioni. Ringraziamo per lo spazio offerto e per la fedeltà nell'utilizzo dei nostri gestionali. Buon ascolto. Speciale bilancio. Oggi il primo di 5 appuntamenti speciali sull'iter di approvazione del bilancio. Oggi il primo incontro, termini per l'approvazione del bilancio. Le disposizioni contenute nel Codice Civile indicano quali sono i termini e gli adempimenti che gli amministratori delle società di capitali devono osservare per l'approvazione del bilancio. La convocazione dell'assemblea che approva il bilancio. La convocazione dell'assemblea è differente in dipendenza della forma assunta dalla società. Vediamo le SPA e le SAPA. L'articolo 2366 del Codice Civile dispone che l'assemblea delle SPA e delle SAPA è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante un avviso che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, quelle che noi chiamiamo ordine del giorno. L'avviso deve essere pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, alternativamente sulla Gazzetta Ufficiale o in almeno un quotidiano indicato dallo statuto. Vi ricordo che se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le loro pubblicazioni, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione sono definite da delle leggi speciali. Per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, è possibile, se previsto dallo statuto, convocare l'assemblea in un termine ridotto a soli 8 giorni, a condizione che l'avviso venga comunicato ai soci utilizzando dei mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento. In altri termini, è legittima la convocazione dell'assemblea con la raccomandata, con la lettera consegnata a mano con firma di ricevuta, con un fax o un messaggio di posta elettronica inviati al recapito del socio, il quale rilascia l'attestazione di ricevimento attraverso l'uso dei mezzi elettronici. L'assemblea è convocata nella sede della società se l'atto costitutivo non dispone diversamente. Ma dobbiamo fare attenzione perché va tenuto presente comunque che è valida la clausola contenuta nell'atto costitutivo che rimette agli amministratori la fissazione del luogo, anche diverso dalla sede sociale, dove convocare questa assemblea, a condizione che la scelta sia giustificata da oggettive ragioni e che il luogo sia compreso nel territorio nazionale, il cui accesso però non provochi ai soci costi o difficoltà maggiori. È possibile convocare l'assemblea anche all'estero, purché siano specificamente indicati nell'atto costitutivo gli stati esteri prescelti. In ogni caso, l'avviso di convocazione deve contenere il giorno e l'ora stabiliti dall'adunanza, il luogo dove verrà tenuta l'assemblea e l'elenco degli argomenti da trattare oggetto della delibera. Vediamo le SRL. Per le SRL, l'articolo 2479 bis del Codice Civile prevede che le modalità di convocazione dell'assemblea sono stabilite dall'atto costitutivo, a condizione che sia assicurata la tempestiva informazione sugli argomenti trattati. In mancanza, la convocazione deve essere formalizzata mediante lettera raccomandata ai soci, al domicilio risultante dal registro delle imprese, e spedite almeno 8 giorni prima dalla data fissata per la riunione. Vi ricordo che è necessario redigere un verbale dell'adunanza sottoscritto dal presidente e dal segretario. Per le SRL unipersonali, il verbale può essere firmato dal socio unico, sia per il ruolo di presidente che per quello di segretario. Il verbale può essere formalizzato successivamente, comunque nei tempi però necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Fate attenzione perché nel caso di approvazione del bilancio d'esercizio la delibera deve essere formalizzata nei 30 giorni prima richiesti per l'invio telematico al registro delle imprese. Vediamo ora i casi particolari. Ci sono delle situazioni che si possono avverare nel momento in cui l'assemblea deve approvare i bilanci, come
come ad esempio la tardiva convocazione dell'assemblea, il termine di convocazione dell'assemblea, l'approvazione del bilancio e il termine per versare le imposte o la mancata approvazione del bilancio. Vediamo il primo dei casi, verbale di assemblea deserta. In generale non sussiste l'obbligo di redigere un apposito verbale, mancando delle disposizioni proprio su questo argomento. Tuttavia, si ritiene che la redazione del bilancio serva unicamente a soddisfare l'esigenza di certezza sulla regolarità delle operazioni che riguardano la costituzione dell'assemblea. La redazione spetta al presidente e o al socio presente in assemblea. La Corte Suprema numero 12.008 del 1998 ha statuito, in mancanza di redazione del verbale, che è sufficiente che il presidente, ad inizio della seduta assembleare in seconda convocazione, formalizzi la circostanza che la precedente assemblea è andata deserta. Ma fate attenzione, perché l'approvazione del bilancio di esercizio può legittimamente avvenire in seconda convocazione. E in questa ipotesi il termine di un mese per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data di effettiva approvazione del bilancio, pur se successiva al termine legale o statutario. Vediamo il secondo caso. La convocazione dei soci di SRL per l'approvazione del bilancio e deposito del bilancio presso la sede della società. L'articolo 2479 bis del Codice Civile prevede che sia l'atto costitutivo a determinare i modi di convocazione dell'assemblea soci e, dove manchi tale determinazione, la legge prevede che la convocazione venga effettuata mediante una lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni liberi prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese. Il progetto di bilancio deve essere depositato presso la sede sociale della società almeno 15 giorni prima dalla data in cui risulta indetta l'assemblea. In generale, entro il 15 di aprile o il 14 di aprile, se l'anno è bisestile, il progetto di bilancio deve essere presente nella sede della società. Tuttavia, esiste della giurisprudenza che ritiene valida la convocazione dell'assemblea 8 giorni prima della riunione, ritenendo sufficiente per le SRL che il progetto di bilancio sia depositato presso la sede della società negli 8 giorni che precedono l'assemblea. Vediamo il terzo, approvazione del bilancio e versamento delle imposte. Può accadere che il bilancio venga approvato scaduto il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e in seconda convocazione senza usufruire del termine lungo. Ci si pone il problema del versamento delle imposte. Su questo punto è bene evidenziare che l'articolo 7 quater, comma 19 del decreto legge 193 del 2016 ha modificato con effetto dal 1 di gennaio del 2017 i termini di versamento delle somme dovute a seguito della dichiarazione. In particolare, questo articolo 13, dopo le modifiche, stabilisce che il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES e all'IRAP è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, cioè per i soggetti solari entro il 30 di giugno. I soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio versano il saldo dovuto IRES e IRAP entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Ma fate attenzione, perché se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Quarto caso, litigi tra i soci. Il contrasto che emerge tra i soci porta spesso alla mancata approvazione del bilancio entro i termini stabiliti dalla legge. Certamente l'attività della società deve continuare, ma l'impossibilità di costituire l'assemblea e conseguentemente di approvare il bilancio è sintomo che comporta la liquidazione della società. L'articolo 2484 del Codice Civile prevede tra le ipotesi di scioglimento e liquidazione della società anche quella relativa all'impossibilità di funzionamento o per continuata inattività dell'assemblea. In questo caso gli amministratori hanno l'obbligo di accertare la causa di scioglimento con un'apposita dichiarazione che dovrà essere iscritta nel registro delle imprese.
Gli effetti dello scioglimento si determinano alla data di detta iscrizione. Quinto caso, l'assemblea non può modificare il progetto di bilancio. All'assemblea non è consentito procedere autonomamente alle modificazioni del progetto di bilancio presentato dagli amministratori, perché la formazione di tale progetto rientra tra gli atti di gestione il cui compimento spetta in via esclusiva agli amministratori. Diversamente, qualora l'assemblea fosse autonomamente legittimata a modificare e approvare un progetto di bilancio diverso da quello predisposto dagli amministratori, si dovrebbe ammettere la responsabilità di quest'ultimi per fatto altrui, il che è davvero assurdo. Nonostante gli orientamenti diversi di giurisprudenza, sembra opportuno che l'assemblea trasmetta le proprie osservazioni agli amministratori, i quali saranno obbligati a predisporre un nuovo progetto di bilancio tenendo conto dei criteri fissati dall'assemblea stessa. Vi ricordo che questo nuovo documento sarà assoggettato al procedimento di formazione e approvazione ordinario, coinvolgendo gli altri organi sociali, quali i sindaci o i revisori, se sono presenti nella società. Sesto ed ultimo punto. I sindaci possono impugnare il bilancio. L'impugnativa del bilancio riguarda ogni soggetto che ha interesse attuale e concreto. Oltre che dai soci, dagli amministratori e dai creditori della società, il bilancio può essere impugnato in sede concorsuale dal curatore fallimentare, nonché dai terzi, a condizione che dimostrino un concreto interesse all'accoglimento dell'impugnativa. La possibilità di impugnare il bilancio riguarda anche i sindaci. Il collegio sindacale può provvedere ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio anche quando in un primo momento abbia espresso parere favorevole, ma si rende conto poi successivamente che il documento contabile contiene delle anomalie, come per esempio conoscenza di fatture false utilizzate per la redazione del bilancio. Inoltre possono impugnare il bilancio anche i sindaci eletti successivamente all'approvazione del bilancio. Si tratta questa dei sindaci che hanno sostituito i precedenti che hanno approvato il bilancio. A proposito, la Corte Suprema ha statuito che i nuovi sindaci, anche se non hanno approvato il bilancio, hanno interesse a sistemare il documento contabile in virtù del fatto che il bilancio irregolare ha effetti sulla veridicità di questi successivi. Questa è la notizia di oggi. Se vuoi commentare, puoi scrivere alla mail studio@secofiso.it indicando nell'oggetto podcast. Spero che la puntata ti sia piaciuta e che tu voglia condividerla con i tuoi amici. Appuntamento al prossimo podcast per una nuova news. I podcast dello Studio Cialone per essere sempre aggiornati su fisco e lavoro. Buona giornata!